E vabbè ragazzi, e vabbè, se la vie, se la vie, salutiamo la Champions League ragazzi, 5 sconfitte ragazzi, in un girone di 6 partiti, 5 sconfitte, chissà come cazzo l'hanno vinto quella partita con Maccabi in casa, e ad un certo punto si stava complicando anche quella. Hanno preso 3 pali, se no manco quella vincevamo. Clamoroso ragazzi, il Benfica vince 6-1 contro il Maccabi ed io è da parecchi giorni che sto dicendo con gli amici, attenzione ragazzi perché il Benfica col Paris Saint-Germain, là si gioca nel primo posto, là si gioca nel primo posto, perché il Benfica dovrebbe farci il biscotto? Nel senso che perché un Benfica... A che pro ci deve fare il biscotto per non farci arrivare a noi terzi? Occhio perché là si gioca nel primo posto. Clamorosamente che stasera c'è stata la goleata del Benfica, ragazzi, e ha fottuto il primo posto al Paris Saint-Germain nonostante loro ci abbiano battuto in casa. Hai capito, Benfica? Quindi ragazzi, questa secondo me era l'unica cosa impronosticabile del nostro girone perché parlando seriamente nessuno ci avrebbe scommesso un euro non sul passaggio del turno del Benfica, ma che addirittura passasse da prim, perché ovviamente noi già davamo per scontato che il Paris Saint-Germain arrivasse primo in questo girone. Però vedete nel calcio, il calcio è bello perché i pronostici vengono alle volte smentiti. E quindi ragazzi alla fine io ci ho beccato, perché ho beccato che uscivamo fuori dai gironi, che uscivamo fuori dai gironi, e ho beccato che arrivavamo terzi e andavamo in Europa League. Quindi ragazzi vi dovete assolutamente iscrivere a questo canale per chi ancora non è iscritto. Ma cazzo lo facite ancora non iscrivere a questo canale che vi azzecca le cose mano a mano. Le cose che dico io si sono tutte quante verificate. Come cazzo non vi fate ad iscrivervi a sto canale qua? Non lo so. Poi magari voi scrivete ai canali dove stanno i cristiani che non capiscono un cazzo da pallone. Soltanto perché vi danno il content e fanno i clown. Se volete serietà e competenza e anche divertimento ogni tanto, simpatia, vi dovete iscrivere a questo canale qua, punto. Non c'è altra soluzione. Comunque, ragazzi, tutto sommato è stata una buona partita da parte della Juventus. Forse, paradossalmente, anzi, io dico di sì, la migliore del girone, ragazzi. Tolgo quella con Maccabi Haifa perché Maccabi Haifa non va a testa, sostanzialmente. Dovevamo vincere pure al ritorno con Maccabi. E quindi per me è stata la migliore partita del girone. Benissimo, i giovani, Fagioli e Miretti, magari più Fagioli di Miretti, però ragazzi, a conferma che i giovani hanno aiutato. I giovani devono giocare e poi ragazzi, al 74esimo minuto, l'ingresso. Sua Maestà, Sua Altezza Federico Chiesa, ragazzi, che non giocava dal 9 di gennaio, se non vado errato, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, quasi 10 mesi, ragazzi, quasi 10 mesi di agonia, di sofferenza, di sacrifici. Torna in campo Federico Chiesa, l'ho visto già bello pimpante, mi sono mancate le sue sgasate, le sue accelerazioni, quindi sono felice per Federico Chiesa e d'ora in avanti ce lo godremo. Adesso ragazzi, siamo andati in Europa League. E che amma fa ragazzi? Adesso vediamo in Europa League che cosa combineremo, se non andremo a fare altre figure di merda anche lì. La quale non mi sorprenderebbe. Magari ragazzi ripartiamo con un altro allenatore perché ho sentito le parole di Pavel Nedved alla vigilia della partita. Chissà ragazzi, chissà succede qualche cosa. Non succede perché non succede. Ma se succede, ma se succede. Comunque ragazzi è inutile di che cazzo devo parlare. È andata così, dai. È inutile che stenga qua, dice come sì, come quando, la prestazione si deve migliorare. Stasera beccatevi questo tipo di video, un po' diverso dal solito, un post partita diverso dal solito. E buonasera a tutti, ragazzi. Buonanotte e sempre Forza Juve. Grande Chiesa, grande.